grande palle dorate di grugni. Ah, che gran soddisfazione! To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa prima puntata di una nuova rubrica del vostro capitano Giacomoncino. La rubrica si chiamerà Start Pirating e non vi insegnerò la nobile arte della pirateria, ma vi insegnerò, vi aiuterò a iniziare al meglio una nuova armata di Age of Sigmar, iniziando da uno dei modi migliori, comprare uno Start Collecting. In questi nuovi video, adesso vi farò una spiegazione, vi darò qualche accenno di ambientazione, qualche informazione sull'armata che andremo a trattare e analizzeremo il contenuto dello Start Collecting. Vi darò dei consigli su come estrarne il succo, su come sfruttare tutto il contenuto della scatola e come si può più avanti espandere il contenuto dello Start Collecting per poter piano creare un'armata completa. Quest'oggi vi parlerò di un mio esperimento recente che si è portato a conclusione circa un mesetto fa. Parleremo dei Seraphon. Consiglio che vale per tutti i video della serie Start Pirating. Prima di qualsiasi cosa, ovviamente, se volete iniziare a giocare a Age of Sigmar, vi servono il manuale delle regole base, che potete trovare nella scatola base di Soul Wars, potete trovare nella versione ridotta o potete trovare anche nella versione completa con tutte le informazioni di ambientazione e di background. Questa è la versione completa che trovate all'interno della scatola Soul Wars. Quando parleremo di Stormcast e di Nighthaunt, visto che soprattutto per i Nighthaunt non esiste uno Start Collecting vero e proprio, parleremo appunto della scatola di Soul War, ma in un altro video. Adesso è arrivato il momento di parlare, appunto, come vi dicevo, dei Seraphon. Ok, i Seraphon. Quindi, una volta che avete il vostro bel manuale base in una qualsiasi forma, avete bisogno del Battle Tom. Questo è il Battle Tom Seraphon dell'ultima edizione in hardback. Consiglio in hardback se siete pratici con l'inglese, perché contiene più informazioni di background rispetto alla versione abridged che si ha in lingua italiana. In lingua italiana le pagine di background sono dimezzate e poi ci sono tutte le regole, le war scroll, i battaglion e tutto quanto. Chi sono i Seraphon? I Seraphon sono ciò che rimane dei Lizardmen del vecchio mondo che, dopo la distruzione del vecchio mondo in End Times, sono praticamente hanno lasciato il vecchio mondo a bordo delle loro Temple Ship, queste astronavi a forma di ziggurat, stile azteco, e si sono recati nelle stelle. Rimasti ibernati per tantissimi anni, sono stati risvegliati dal dio Dracotion e adesso ne sono diventati i suoi figli prediletti. Esistono due tipi, con due set di regole diverse all'interno del Battletoon, di armate di Seraphon. Ci sono gli Starborn, che sono quelli che si sono più acclimatati alla presenza di Dracotheon e all'essenza dei reami mortali, e quindi sono un po' come gli Stormcast, hanno la magia, l'essenza di Azir gli scorre nelle vene, ok? Poi invece, quando una Star Host di Seraphon, cioè un gruppo di Seraphon, rimane stabile nei reami mortali, piano inizia ad acquistare una forma più fisica, più naturale, e si trasforma in una armata di Coalesced.
I Coalesced sono i Seraphon più abituati alla vita nei reami mortali piuttosto che nelle stelle, e quindi sono leggermente, sono un po' più ferali, non hanno le abilità magari varie di teletrasporto che hanno gli Starborn, ma hanno delle abilità che gli permette, che li rendono insomma più ferali, più duri da uccidere, più anche forti nell'attaccare, ed è una allegiance che predilige i mostri. All'interno di questo Battle Tome troverete tutto quanto, tutte le regole, battaglion, come tutti i Battle Tome. Quindi, sia che voi vogliate fare un'armata di Starborn che un'armata di Coalesced, che scegliere una delle quattro hosts dei Seraphon, che sono Dracotion Stale e Fangs of Sotex per gli Starborn, o il Coatlus Claw o The Thunder Lizards per i Coalesced. Tutto quello che vi serve è in questo Battle Tome, e poi vi servono le miniature. La gamma di Seraphon al momento ha due start collecting. Lo start collecting Seraphon, che è quello che è sempre esistito da quando è iniziato House, è uno start collecting più nuovo, rilasciato con l'uscita di questa nuova edizione del Battle Tome Seraphon, che è incentrato sugli Shinki. Quello che andremo noi ad analizzare, che secondo me è il punto nello start collecting migliore tra i due per iniziare un'armata di Seraphon, andremo ad analizzare lo start collecting Seraphon classico. Come si compone lo start collecting Seraphon? All'interno dello start collecting abbiamo un kit per assemblare 12 Saurus Warriors, un kit per assemblare 8 Saurus Knights e un kit, un multi-kit, che può essere assemblato in tre modi diversi: Saurus Scar Veteran su Carnosaur, Saurus Old Blood su Carnosaur, oppure Skink Oracle su Troglodon. Come possiamo sfruttare pienamente tutti i contenuti di questo Start Collecting Seraphon in modo da monetizzare il più possibile sulla spesa dello Start Collecting? Allora, le cose più semplici. Il kit di Sauri Guerrieri, di Saurus Warriors, sono 12, possono essere montati 12. O con un'opzione di Celestite Weapon, che sono le armi a una mano, o con opzione delle Celestite Spears, che sono le lance. Indipendentemente da come decidete di montarla, non esiste un'unità giocabile di 12 Saurus Warriors. Le unità di Saurus Warriors vanno a multipli di 10. Quindi il mio consiglio è quello di, al momento, montare 10 Saurus Warriors e tenere 2 Saurus Warriors per future modifiche. Li accantoniamo. 10 Saurus Warriors montati. Stesso discorso con i Saurus Knights. I Saurus Knights, all'interno dello Start Collecting, e anche se vengono comprati come reggimento separato, consistono in un reggimento di 8 modelli. Le unità vanno a multipli di 5. Quindi anche loro possono essere montati con Celestite Weapons e o Celestite Spears, hanno i componenti per assemblare uno Standard Bearer, un Musician e un Saurus Alpha. Il mio consiglio è: prendete questi 8 Saurus Knight, assemblatene 5 come Saurus Knight e tenetene 3 da parte. Possono essere utilizzati in altri modi. Poi abbiamo il punto focale dello Start Collecting, che è il kit del Carnosauro. Il kit del Carnosauro, come vi ho già detto, può essere assemblato in tre modi: Scar Veteran, Old Blood e Skink Troglodon. Se viene assemblato o come Scar Veteran o come Saurus Old Blood, quindi come Carnosauro, dal kit avanzeranno i pezzi dello Skink Oracle e i vari pezzi di avanzo del Troglodon. Quindi, opzione 1, decidiamo di montare il modello come Carnosauro, che sia con lo Scar Veteran che sia con l'Old Blood è indifferente, dopo vi spiegherò perché. A questo punto, prima opzione, appunto, assembliamo un eroe Sauro su Carnosauro, 10 Sauri Guerrieri e 5 Saurus Knight. Abbiamo 2 Sauri Guerrieri d'avanzo, 3 cavalieri, 3 Saurus Knights d'avanzo e uno Skin Coracle intero d'avanzo. Possiamo sprecare tutta questa roba? Assolutamente no. Quindi, quello che vi consiglio è questo.
sia che voi montiate uno Scar Veteran o che voi montiate un Outplot, avanzano un sacco di pezzi dell'eroe Sauro. Voi potete prendere le armi d'avanzo e lo scudo d'avanzo di questo kit, unirli su un corpo di un Saurus Knight che vi avanza e trasformare uno dei Saurus Knight che vi è avanzato in un Saurus Scar Veteran sul Cold One. Quindi utilizziamo dei pezzi davanti per trasformare un Saurus Knight normale in una scelta hero. Quindi in questo caso avete già ottenuto un eroe in più rispetto a quello che dovrebbe esserci nella scatola dello Start Collecting. Abbiamo anche d'avanzo lo Skin Coracle, è un modello bellissimo, è peccato non utilizzarlo. Basta metterlo, montarlo così com'è, metterlo su una basetta da 32 mm e quel modello può essere tranquillamente usato come uno Skin Priest. E sono un altro modello in più nel vostro Start Collecting che magari non pensavate di avere. Quindi, con questa prima opzione, se andiamo a guardare i punti all'interno del Battleton, abbiamo opzione 1A, Saurus Old Blood su Carnosauro, costa 250 punti, più altri 90 punti per i Saurus Warriors, 100 punti per i Saurus Knights, quindi in questo caso siamo a 440 punti. E poi a questi 440 punti aggiungiamo il Saurus Scar Veteran su Cold One che costa 110 punti, che ci siamo fatti con gli avanzi del kit del Carnosauro, e quindi passiamo da 440 a 550. 550 più 70 punti di Skink Priest, arriviamo a 620 punti. Con uno Start Collecting Seraphon e un po' di modifica abbiamo 620 punti di armata. Soluzione ottima. La prima soluzione è fattibile. C'è una soluzione in più che vi consiglio, che è la seconda soluzione. Adesso vi spiegherò perché. In modo da ottenere più punti da uno stesso Start Collecting, sempre da questo Start Collecting qua. Il concetto per quanto riguarda le unità di Sauri rimane lo stesso. 10 Saurus Warriors e abbiamo 90 punti, 5 Saurus Knight e sono altri 100 punti, siamo già a 190 punti, e usiamo un'arma e lo scudo per trasformare un Saurus Knight d'avanzo in uno Scar Veteran, quindi 190 più altri 110 arriviamo a 300 punti. Ora, se noi assembliamo il kit del Carnosauro come Skink Oracle sul Troglodon, siamo a 300 punti. Otteniamo innanzitutto un mago, perché lo Skink Oracle su Troglodon è un mago e ha anche la possibilità di lanciare un incantesimo molto forte che è la Comet's Call. Oltretutto, con l'ottica di espandere l'armata e più avanti aggiungere uno slan, lo Skink Oracle su Troglodon può essere utilizzato dallo slan come oracolo, diciamo come avatar, per poter misurare il lancio degli incantesimi direttamente dal Troglodon invece che dallo slan stesso, quindi c'è anche, diciamo, una motivazione tattica. Se noi andiamo a guardare il costo delle nostre War Scroll, andiamo a vedere che lo Skink Oracle su Troglodon costa 260 punti, 300 già li abbiamo, più 260 siamo a 560 punti e abbiamo già due eroi, di cui uno mago e mostro, una truppa di 10 guerrieri sauri e una truppa di 5 cavalieri sauri. A questo punto però, visto che c'è l'opzione, nel kit del Carnosauro c'è l'opzione, caso in cui appunto il kit venga montato come oracolo su Troglodon, per montare un Saurus Old Blood a piedi. A questo punto, con questo kit, ricordiamoci, siamo a 560 punti, possiamo montare un Saurus Old Blood a piedi, che costa 110 punti, ed arriviamo a 670 punti. Con un solo Start Collecting e qualche piccola modifica, abbiamo due scelte battle line, che sono i 10 Saurus Warriors e i 5 Saurus Knight. Attenzione, i Saurus Knight sono battle line solo nelle armate di Seraphon.
e abbiamo già tre eroi, tre scelte heroes, di cui uno mago. Questo, personalmente, è il mio metodo preferito per sfruttare al massimo lo start collecting dei Seraphon. Con questa base di 670 punti possiamo espanderla come vogliamo. Possiamo, ad esempio, aggiungere appunto uno start collecting skinks. Lo start collecting skinks all'interno ha un kit che può essere montato o in tre Teradon Riders o in tre Reaper Dactyl Riders, un Bastiladon, che è un modello bellissimo ed è un modello che per me deve essere sempre giocato nelle armate di Seraphon, 12 Shinki e uno Skink Star Priest. Quindi, in questo modo, andiamo ad aggiungere degli altri punti, dovremmo secondo me arrivare circa a un migliaio di punti, forse qualcosina in più, forse intorno ai 1100-1200, con due start collecting, con già 4 eroi. Se seguiamo questa strada e allo start collecting Seraphon aggiungiamo uno start collecting Skink e siamo circa a 1200 punti. Adesso col conto fatto un po' alla carlona. Se ci aggiungiamo uno Stegadon, uno Slann o un Lord Croc e una scatola di Sauri Guerrieri, arriviamo tranquillamente a un'armata di 2000 punti che è anche abbastanza giocabile, con un bel blocco di Saurus Warriors, degli Shinki per dare disturbo, e due o tre mostroni grossi e anche un po' di eroi e già un po' di magia. Se non vogliamo espanderlo con uno Start Collecting Skink, possiamo replicare, comprare un altro Start Collecting Seraphon e montare le opzioni che non abbiamo montato. Oltretutto, comprando un secondo Start Collecting Seraphon, seguendo questo ragionamento, noi abbiamo usato 5 Saurus Knight del primo Start Collecting per fare 5 Saurus Knight. Uno dei 3 Saurus Knight che avanzano l'abbiamo trasformato in un Saurus Scar Veteran su Cold One. A questo punto avanzano 2 Saurus Knight. Ma se li uniamo agli 8 Saurus Knight di un secondo Start Collecting Seraphon, arriviamo ad avere 10 Saurus Knight, che possono essere divisi in 2 unità da 5 Saurus Knight. In questo modo, con 2 Start Collecting, utilizziamo tutti i modelli di Saurus Knight presenti all'interno dei 2 Start Collecting. Possiamo utilizzare gli altri Saurus Warriors per portare l'unità che abbiamo da 10 a 20 e avere 4 Saurus Warriors di avanzo per fare delle modifiche, e il kit del mostro presente nel secondo Start Collecting possiamo montarlo nella variante che non abbiamo montato. Oppure, se abbiamo montato un Carnosauro e ne vogliamo un altro, possiamo montare un altro Carnosauro. Quindi, seguendo questo ragionamento, con 2 Start Collecting Seraphon uguali arriviamo sicuramente tra i 1200 e i 1300 punti, che è un risultato ottimo. Se invece non vogliamo prendere un altro Start Collecting, tutto il resto può essere espanso a vostro piacimento. Ci mettiamo uno Slann, lo Slann deve esserci sempre, lo Slann è indispensabile, non si può giocare un'armata di Seraphon senza Slann, ci vuole. Cos'è che consiglio di aggiungere sempre all'armata? Sono un Bastiladon, uno Stegadon e uno Slann. E poi le salamandre. Le salamandre, che al momento sono dei modelli in resina, possono essere convertite, ad esempio, partendo, utilizzando come modello base i Fleshhound di Khorne, come ho fatto io per i miei Seraphon, togliendo la testa dei Fleshhound e mettendo il collo e la testa dei Cold One, che se prendiamo un solo Start Collected ne abbiamo 2 di avanzo, quindi almeno 2 salamandre le convertiamo senza problemi. Come potete vedere, da un singolo Start Collecting dei Seraphon non solo si possono ottenere più punti di quelli che tecnicamente la GV prevede all'interno della scatola, ma dà una base per essere espanso in migliaia di modi diversi, decine di modi diversi. Io sto esagerando, decine di modi diversi. Il mio personale consiglio al riassunto di tutto è quello di affiancare un primo Start Collecting Seraphon con un secondo Start Collecting Seraphon, in modo da avere diverse opzioni, sfruttare al meglio i contenuti dei 2 Start Collecting uguali, avere una base di 1300 punti che può essere espansa con uno Slann, uno Stegadon, un Bastiladon e già siamo a posto. Uno Slann, un Bastiladon, 3 salamandre, perfetto. E così via. Spero che questa
video vi sia tornato utile. Posso già annunciarvi che il prossimo video dello Start Pirating parlerà di un'altra armata su cui io sto lavorando personalmente da zero in questo periodo, che sono le Flesh Eater Courts, e anche lì andremo a sfruttare il più possibile il contenuto dello Start Connecting e vedremo qual è, secondo me, quindi a mio modesto parere, il modo migliore per espandere lo Start Connecting. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di seguirci, di mettere mi piace a questo video e di cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Dal vostro capitano Giacomo Uncino è tutto, buon Start Pirating!